Con lo stesso risultato dell'andata 2-1 vince il Trastevere, ma questa volta è una beffa per il Chieti, che era passato in vantaggio nel primo tempo, si ferma a 4, così la striscia di risultati utili consecutivi dei neroverdi dal Trastevere al Trastevere. Il tecnico Mauro Chianese, che aveva esordito sulla panchina del Chieti nella partita di andata dopo l'esonero di Corrado Cotta. Subito protagonista la sua squadra, qui Mancini, che riceve uno spiovente dalla sinistra ma non riesce ad impattare bene di testa. Mancini, punto di riferimento centrale in attacco. Insiste il Chieti a caccia del gol, che arriva a stretto giro con Moro, Tola, Massabud. 1-0, si sblocca, primo centro in campionato, nulla da fare in questo caso per il Trastevere beffato. Carlo Alessandri, squadra capitolina in piena zona playoff ma che concede molto, tra le difese più perforate di tutto il girone. 4-3-3 di Franco Cioci, in attacco Baldari, Alonzi e Bertoldi. Qui sfiora il gol, serve uno strepitoso intervento da parte di Francesco Serra, sempre più determinante il portiere del Chieti, Prodezza di Serra, che però non può nulla in quest'altra circostanza. Il Trastevere cresce e trova il gol del pareggio con Calderoni. Chieti 1, Trastevere 1, ora è tutto da rifare per la squadra di Chianese, esultano i giocatori di Cioci, gol di Calderoni dunque. Prova ad assorbire il colpo il Chieti, che si tuffa ancora in avanti, prima Anticoli, poi Mancini, si salva il Trastevere, poi arriva anche la segnalazione di fuorigioco di Leonardo Falleni della sezione di Livorno. Chiude in attacco il Chieti, in un primo tempo in archivio sul punteggio di 1-1, ci sono anche gli applausi provenienti dalla tribuna centrale. Ancora propositivo il Chieti nella ripresa con le immagini di Alberto Capo, qui il tentativo fuori bersaglio da parte di Liepa, buona la sua prestazione, prova di sostanza in mezzo al campo. Il Trastevere torna a fiondarsi in avanti, meglio la squadra di Franco Cioci nella ripresa con maggiore convinzione, anche se le occasioni latitano, fino a quando Loporto gela lo stadio Angelini, punita la retroguardia nero-verde in una delle rare occasioni concesse al Trastevere, che ribalta dunque la sfida nel finale con Loporto. Assalto finale del Chieti, sale anche Serra, che addirittura ci prova con una acrobazia. Il Chieti perde con il Trastevere ma raccoglie gli applausi del pubblico allo stadio Angelini. Il risultato finale: Chieti 1, Trastevere 2. È peccato, perché tu comunque sia, tu ci lavori tutta la settimana, lavori comunque sui piazzati, lavori su queste cose, poi purtroppo se capita è un errore del singolo in questo caso, per quanto lui voglia, non penso che la faccia apposta, se lo perde tu lo alleni, li alleni, questo dispiace perché i ragazzi sono comunque sempre concentrati, e anche oggi penso che sia stata una partita, comunque se hai giocato col Trastevere non penso che la mia squadra abbia mai demeritato o abbia mai subito, abbiamo preso gol, e la male che è proprio questo, la male che diceva Limbocca è proprio questo, che tu prendi al 90esimo un gol di nuovo su un piazzato quando la difesa schierata uomo su uomo, quindi perdi un duello, purtroppo è così. Perché noi vogliamo sfruttare le transizioni, infatti Loris Barbetta molte volte è andato, poi non dimenticarti mai che ci sono la regola degli under, quindi se togli un under devi mettere un under e quant'altro, ma al di là di questo io cercavo proprio di più di andare, e noi parecchie volte nel secondo tempo abbiamo sbagliato proprio l'ultima scelta, perché entravamo sempre con Luca Mercurio e con Barbetta a sinistra, e due o tre volte questi traversoni, comunque come dice lei, tra i sei ma... Allora, oggi i ragazzi secondo me sono stati bravissimi, perché venire a vincere qua è difficile, perché il Chieti secondo me è una squadra tosta, cattiva e ben organizzata. Poi passare in svantaggio e recuperarla è stato veramente difficile. Io con i ragazzi dicevo queste cose perché su alcune partite non mi erano piaciuti, ma io di loro sono entusiasta, perché secondo me noi siamo un gruppo giovane e che sta facendo benissimo, io ripeto. Siamo una squadra che sta in lotta per i playoff. Molte squadre quando è così vengono fuori casa, dicono pure ok, abbiamo pareggiato, ci può andare bene. Noi ci hanno provato fino all'ultimo a vincerla e faccio i complimenti, perché ripeto, mi stupiscono, perché ribaltare una partita qui, non lo so se era già successo altre volte, ma io penso che sia veramente difficile, perché il Chieti dal punto di vista dell'atteggiamento mi è piaciuto tanto, è una squadra tosta e credo che oggi abbiamo fatto una vittoria bellissima.